Buongiorno a tutti. Abbiamo ricevuto questo libro di Stefano Vitari di Firenze. Stefano, e lui è Stefano. Stefano, più o meno, noi siamo coetanei e quindi ha cominciato a fotografare, cioè interessarsi di fotografia, ma in realtà, essendo Firenze, essendo anche a una, diciamo, particolare attenzione, sensibilità verso, cioè, allora, parliamoci chiaro, in Italia ce n'è così tanto di opera, di sculture, in realtà dell'architettura, della pittura, ma c'è tutto di tutto, perché poi, cioè, parlando anche, vabbè, non facciamo la storia dell'arte, però comunque Firenze, nascere e crescere a Firenze, mamma mia, cioè è logico che, cioè, trovi veramente tantissime cose. Lui era appassionato di De Chirico, in realtà. Bene, poi, allora, questo, lui ha fotografato quello che interessava, poi c'è tanto di lettera, cioè veramente molto, molto carina. Lui comincia a utilizzare Eura della Ferragna, ok? È molto interessante perché questo libro narra un po' la sua storia, la sua storia di, cioè, come persona, come pubblico che io, cioè, no, professionalmente faccio questo, no, non è così. Cioè, lui narra, cioè, il suo sentimento personale. E quindi, cioè, prima pagina Eura, e che ha conservato. Poi ci sono anche tantissime cose che lui ha fotografato e che è molto interessante, logicamente, no? Cioè, guardate, cioè, mamma mia, che roba. E poi arriva una Leica terza F. Poi, cioè, va avanti, è veramente... È un po', mi ha fatto ricordare Ken Domon, che è un fotografo giapponese e che, diciamo, della maturità, della sua età, lui ha continuato a fotografare le statue della divinità giapponese andando nei tempi. Oppure Marcello Grassi. Marcello è un grandissimo fotografo e che è specializzato alle opere d'arte, cioè ritrovamento del... Cioè, perché lui va anche non solo i luoghi dove, cioè, no, diciamo, tirano fuori, musei, cioè vanno ai musei e a fotografare le cose di 2000 anni fa, 3000 anni fa, 4000 anni fa, e ricostruisce dall'anima, anzi, cioè, tira fuori l'anima. È un po' il lavoro che io ho cercato di fare, ma non sono riuscito, quindi io ho detto, beh, lascio fare ai grandi fotografi. È molto interessante, molto interessante. Ha utilizzato tantissime tecniche fotografiche. E poi qua c'è un trenino, è un po', non so, io, cioè, questo Stefano, cioè, mi sento molto vicino, cioè, abbiamo interesse in comune, e che cioè, vabbè, cioè, lui è veramente, allora, questo è di Stefano Vitari, cioè, lui è artista anche, no? Cioè, quindi, cioè, molto più avanti di me, però mi sento un po', vicino sentimentalmente. Guardate, allora, questo libro è molto, ma molto carino, e quindi lascio libera consultazione di tutti i nostri amici. Grazie Stefano, questo dono che abbiamo apprezzato tantissimo. A presto, ciao!